Priorità, priorità. In base alle nostre priorità ci saranno delle conseguenze, ci saranno delle benedizioni oppure non ci saranno. E visto che vogliamo le benedizioni, dobbiamo imparare a definire bene le nostre priorità. Abbiamo visto delle priorità affettive, abbiamo visto delle priorità economiche, abbiamo visto la priorità di Dio. Oggi vediamo la priorità della preghiera. Dice il Salmo 27, versetto 4. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco. Beh, a volte non è così per noi. A Dio cerchiamo tante cose, dalla guarigione alle liberazioni, alle benedizioni economiche, alle benedizioni affettive, cerchiamo conversioni, cerchiamo mille cose. Il salmista dice una sola cosa chiedo al Signore, di stare con Lui, di stare con Lui, di stare alla Sua presenza. Ebbene, anche nel Padre nostro, la prima cosa che diciamo in preghiera, prima di arrivare a chiedere il pane quotidiano, prima di arrivare a chiedere la protezione dal male, la liberazione dal male e così via, cosa diciamo? Padre nostro, sia santificato il tuo nome. La prima cosa quindi è cercare il volto di Dio in preghiera. La prima cosa è giungere a Lui, al suo volto, alla sua presenza. E poi chiedere. È molto chiara questa cosa, la priorità sarebbe sempre giungere a Dio, il potente Salomone, quello che ha edificato tutto il Tempio di Gerusalemme, quando divenne re, Dio gli apparve in sogno, gli chiese che cosa vuoi che io ti dia, che cosa vuoi che io faccia per te. E lui chiese solamente un cuore saggio, un cuore saggio, un cuore saggio, la saggezza per guidare il suo popolo. Quindi, per fare la volontà di Dio in un modo perfetto. Chiese questo. E Dio disse: davvero? Allora, visto che mi hai chiesto questo, non mi hai chiesto né ricchezza né gloria, né la fine dei tuoi nemici, disse: io ti concedo non solo un cuore saggio come mai ce n'è stati, ma ti concedo anche gloria, ricchezza e così via come mai ce ne sono stati. La priorità nelle preghiere. Sì, abbiamo tante cose da chiedere, ma dobbiamo seguire l'iter del Padre nostro. Padre, sia santificato il tuo nome, santificarlo, glorificarlo. L'abbiamo fatto, c'è sul nostro canale Telegram preghiere ICR, stiamo mettendo tutte le preghiere lì. C'è la preghiera del Padre nostro che abbiamo visto in mezz'ora, in cui abbiamo imparato a innalzare il nostro sguardo verso il Padre. A santificare il suo nome, riconoscerlo quale è, a dire: venga il tuo regno, venga il tuo regno, non il mio ma il tuo, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. E poi abbiamo iniziato a bussare, a chiedere, e allora, visto che tu puoi ogni cosa, manifesta la tua gloria, dai il pane, dai ogni benedizione, donaci la forza nelle tentazioni, liberaci dal male. Abbiamo visto queste cose, cercatelo, imparate a pregare il Padre nostro, che è la preghiera più perfetta, che racchiude tutti i 150 salmi. E se volete, il Padre nostro racchiude anche il rosario, perché nel rosario vero noi andiamo a contemplare la vita di Gesù. Il rosario serve per giungere a Gesù, contemplare Gesù, e quindi di conseguenza poi ottenere tante grazie, ma perché abbiamo raggiunto Gesù. Priorità nella preghiera, cioè imparare a pregare. Se noi impariamo a pregare, otterremo molto di più. Se la nostra preghiera ha la priorità di Dio, di dare gloria a Dio, di amarlo, di confidare in Lui, ecco che allora poi saremo in Lui e Lui in noi e qualunque cosa chiederemo la otterremo. Otteniamo poco perché non c'è una giusta priorità nel nostro pregare. E allora iniziamo subito a farlo e otterremo ancora e sempre di più.
Padre eterno e santo, Dio onnipotente, noi veniamo ancora a te nel nome di Gesù a riconoscerti come Padre, come Dio onnipotente, come creatore del cielo e della terra, come il tutto, Signore. Veniamo ancora a te riconoscendo la tua gloria, la tua presenza, la tua magnificenza. Veniamo a te a santificare il tuo nome, a glorificarti, a dirti santo, santo, santo sei tu, Signore. Tu sei ogni cosa, l'alfa e l'omega, il principio e la fine, tu sei. Tu sei il meraviglioso Dio che si è manifestato a noi mandando Gesù, venendo a salvarci, a redimerci. Sì, Signore, non c'è altro Dio lì fuori di te, non c'è altro Salvatore se non tu, Gesù Cristo. Non c'è altra potenza se non la tua presenza, Spirito Santo. Noi riconosciamo tutto questo. Riconosciamo che tu sei Dio e tu sei l'unico Dio. E ti riconosciamo nella nostra vita. E ti affidiamo la nostra vita fragile, povera, anche misera. Per questo chiediamo, abbi misericordia di noi, Signore. Per questo ci rivolgiamo a te, Dio grande, onnipotente e misericordioso, affinché tu possa avere misericordia di noi. Misericordia non solo di noi, ma visto che sei il Padre nostro, di tutti i nostri cari, di tutti i nostri amici, di tutti, Signore, ti chiediamo ancora, abbi misericordia, donando il pane quotidiano, guarendo, liberando, sanando, salvando, Signore, portando tutti alla tua presenza, toccando il cuore di tutti perché si convertano. E perché così, ancora riconoscendo la tua presenza, la tua potenza, possiamo darti gloria tutti assieme e ancora riusciremo a essere sempre vittoriosi in ogni situazione. Amen, 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 alleluia, gloria a Dio. Benediciamo e ringraziamo il Signore. Benediciamo e ringraziamo il Signore. E impariamo proprio a pregare nel modo corretto. Avevamo fatto anche un corso, un cammino, dove abbiamo imparato a pregare, chiamato la preghiera che ottiene, la preghiera che ottiene. Se avete mai fatto quel cammino, prendetelo, sono una quindicina di incontri sulla preghiera. La preghiera che ottiene, lo trovate sul nostro sito www.crocifissorisorto.it, in ICR Shop, in audio. Sono degli MP3 che potete scaricarvi sul telefonino e poi così potete fare questo percorso. Imparare la priorità della preghiera per ottenere ancora di più. Perché più entriamo in modo corretto in preghiera con Dio e più otterremo.